Le apparenze talvolta ingannano, ma la sostanza non mente. Quella che vedete dietro di me è la GTC4 Lusso T, il che vuol dire che mantiene la stessa carrozzeria della GTC4 Lusso che conosciamo con motore V12, ma in questo caso il motore è un 8 cilindri turbo, lo stesso della 488 per intenderci, giunto alla terza generazione. Cosa cambia? Tutto. È veramente una nuova Ferrari. L'accelerazione è bruciante, quasi come la 488, e la trazione è posteriore. Le ruote sterzanti al posteriore aiutano il dinamismo della vettura, che è dotata di tutto l'equipaggiamento che ci si aspetta da una Ferrari. Come sempre, quando si parla di Ferrari, le aspettative per una nuova nata sono elevatissime. Ogni vettura del cavallino nasce per soddisfare, spesso superare, le aspettative specifiche di un cliente ben preciso. Sempre emozionanti ed entusiasmanti da guidare, ma con obiettivi diversi. La nuova GTC4 Lusso T non sfugge a questa logica. Ecco perché. Non sono passati nemmeno 6 mesi dal lancio della GTC4 Lusso che arriva la versione T. Ma non è una versione, è proprio un'altra cosa. Ce lo racconti? Sì, abbiamo deciso di fare una vettura completamente nuova, che abbia delle caratteristiche comuni, quali le doti di versatilità con i 12 cilindri, ma che poi si comporti a livello dinamico come un'altra vettura. Ecco perché abbiamo introdotto degli elementi diversi, nuovi e molto distintivi rispetto ai 12 cilindri. Abbiamo un motore 8 cilindri turbo, che ha quindi un'erogazione di coppia molto differente da un 12 cilindri. Abbiamo un sound che è completamente differente e segmentato apposta per questo tipo di vettura, e non abbiamo le quattro ruote motrici, che quindi conferisce una dinamica dedicata e specifica. E poi ovviamente tutto questo l'abbiamo connotato in un corpo vettura che è più leggero e con un maggior peso al posteriore, tipico delle vetture sportive. Quindi una Ferrari da gustare con una guida un po' sovrasterzante anche. Qual è il target a cui volete puntare con questa nuova Ferrari? Principalmente sono clienti nuovi, un po' più giovani rispetto a 12 cilindri, che appunto hanno in mente di voler utilizzare la macchina tutti i giorni, da qui l'esigenza e la richiesta specifica di avere 4 posti veri e la richiesta di avere un grande bagagliaio, ma allo stesso tempo vogliono anche divertirsi, non hanno particolari esigenze di andare a guidare in condizioni piuttosto critiche, quali appunto neve o ghiaccio, in cui sarebbe richiesto un 4 ruote motrici, ma invece più spesso magari affrontano colline o comunque ambienti in cui ci si può divertire con una macchina con queste caratteristiche. Quindi, essendo il target tra i 30 e i 45 anni, sono giusto al limite per poterla acquistare. Grazie Pietro. Grazie a voi. Visto che rientriamo a pieno titolo, seppur di poco, nel target della GTC4 Lusso T, possiamo partire per il nostro test drive. Per molti ferraristi il V12 è una religione, un credo, per cui questo V8 sulla GTC4 Lusso T non è indirizzato a loro, anzi tutt'altro. È stato pensato proprio per dei clienti più giovani, meno tradizionalisti se vogliamo, che però non vogliono rinunciare alla versatilità e quindi comfort a bordo per 4 persone. Una macchina diciamo quasi per famiglia, certo una famiglia sprint, visto che le prestazioni sono comunque quelle di una Ferrari. Il rombo del motore è molto molto pieno, rotondo, piacevole, certo nulla a che vedere con i vecchi aspirati, però bisogna dire che i tecnici Ferrari sono riusciti a fare un lavoro egregio per dare proprio quelle sonorità tipiche dei motori Ferrari, grazie a un accordo di fino sulle sonorità degli ordini pari 2, 4, 6 e 8. Il risparmio di peso in realtà rispetto alla GTC4 Lusso V12 è di appena 50 kg, però il fatto di avere 4 cilindri in meno ha permesso di spostare le masse un po' più verso il centro, il baricentro della vettura, e questo conferisce alla GTC4 Lusso T un handling ancora migliore. Ma quello che impressiona in assoluto di più è la velocità con cui questo motore prende giri,
e addirittura è stato necessario modulare la curva di coppia, sono oltre 750 Nm la coppia massima, ma questa viene erogata solo in settima marcia, perché dalla terza alla quarta, alla quinta, alla sesta le curve, le mappature delle curve di coppia sono diverse e tendenzialmente una più alta dell'altra al salire dei rapporti. Questo ha permesso altresì di ottenere una spinta costante su tutti i regimi di rotazione e in tutti i rapporti del cambio, che è peraltro velocissimo, e se si tiene giù l'acceleratore quando si sale di rapporto si ha quasi la percezione di una spinta supplementare piuttosto che del classico buco. Tra l'altro, nonostante l'elevatissimo rapporto di potenza specifica, questo V8 turbo riesce a ridurre il turbo lag veramente al minimo. Pensate che in terza marcia a 2000 giri, se si affonda il pedale dell'acceleratore, il ritardo è di appena un secondo, cosa che i competitor si sognano. Dal punto di vista estetico le differenze sono minime rispetto alla 12 cilindri, si possono notare soltanto al posteriore, dove gli scarichi hanno un disegno leggermente diverso e sono un po' più piccolini, oppure per chi ha un occhio fino sull'anteriore ci sono due prese d'aria laterali nella griglia del radiatore, proprio per agevolare il flusso d'aria sugli intercooler. Per il resto la GT4 Lusso T esteticamente è praticamente uguale alla GT4 Lusso. Come la sorella maggiore a 12 cilindri, anche la GT4 Lusso T vanta un display di servizio per il passeggero anteriore, dove è possibile visualizzare una serie di informazioni, a cominciare dalle informazioni sulla velocità e giri motore, la marcia ingranata, piuttosto che sull'entertainment, quindi i brani musicali selezionati, oppure il percorso che si sta compiendo per capire a che punto si è del viaggio, o ancora tutte le informazioni relative al setup della vettura, che può essere regolato attraverso il manettino e il pulsante per le sospensioni che si trova a fianco a quello di accensione sul volante. Oltre al motore, che perde 4 cilindri, la differenza sostanziale rispetto alla GT4 Lusso per questa T risiede nel fatto che si tratta di una trazione posteriore, e quindi una Ferrari come piace a noi, da guidare un po' più sullo sportiveggiante, perché comunque il cliente che la sceglie per andare in montagna ha altri mezzi. Questo è un oggetto di divertimento, e perché no, di divertimento in compagnia. E allora trazione posteriore, ma 4 ruote sterzanti, ecco spiegato il 4 nel nome che viene mantenuto, che non è tanto relativo al numero di ruote motrici quanto appunto al numero di ruote sterzanti. 4 posti, ruote sterzanti posteriori, trazione posteriore a differenza della GT4 Lusso per questa T, che è a tutti gli effetti una nuova Ferrari, sia nel comportamento dinamico sia nel target del cliente, che si è scoperto alla Ferrari avrà un'età tra i 30 e i 45 anni, sono quelli che cercavano le FF usate, adesso hanno una macchina fatta apposta per loro, quindi tanta versatilità ma pur sempre la sportività che ci si aspetta da una Ferrari, a un prezzo leggermente inferiore, 233.000 euro circa contro i 270.000 della GT4 Lusso.